Allora, voglio dire, io inizierò questo breve intervento, anche se capisco le vostre espressioni strane, con una parola che io sia stata utilizzata, questa parola in Parlamento, dal gruppo che io rappresento, un movimento insomma, di 9 milioni di persone. Questa parola è stata usata in Parlamento e l'effetto è stato la sospensione di 60 parlamentari per 2 settimane. Questa parola è onestà. FNM, vediamo. Ferrovie Nord Milano è una società partecipata, che bella parola. Già un anno fa parlavamo di società partecipate, perché erano già stati arrestati dirigenti importanti. Se vi ricordate Angelo Paris di Expo per associazione a delinquere, corruzione turbativa d'asta, Antonio Rognoni di Infrastrutture Lombarde per turbativa d'asta e tutto. Norberto Achille era presidente di questa società, infatti si è dimesso il 19 maggio perché è indagato per reati di peculato e truffa aggravata. Achille è stato per 17 anni a capo di questa società, quotata in borsa, controllata dal 57% dalla Regione Lombardia, 14% Ferrovie, 3,74% dal gruppo Gavio. La decisione di abbandonare la poltrona è stata presa dopo il provvedimento cautelare che l'ha raggiunto. Secondo la Procura di Milano, nel periodo 2008-2014, il presidente di Ferrovie Nord avrebbe acquistato con fondi della società beni di natura personale. Avrebbe. Gli inquirenti hanno rintracciato pagamenti per abbonamenti alle pay TV, capi d'abbigliamento, materiale elettronico, ma anche scommesse sportive, pranzi, aziendali. Una violazione che ammonterebbe a un totale di 110.000 euro. Anche il presidente del collegio sindacale, responsabile del controllo, Carlo Alberto Belloni, è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Belloni risulta indagato per tentato favoreggiamento, per aver omesso di assolvere gli obblighi di controllo conseguenti al ruolo rivestito, invece adottato condotte astive a finalizzare a nascondere le distrazioni di beni riconducibili al predetto Achille. L'indagine della procura è del 9 febbraio. Le partecipate sono società nelle quali un ente pubblico, una regione o un comune possiede una quota di capitale sociale. Le partecipate dovrebbero offrire servizi alla collettività, ma infatti viene lasciato campo libero ai disonesti tramite l'infiltrazione dei partiti. Siamo sempre la solita storia in questo momento. La comprovata mala gestione dei servizi comporta uno spreco di denaro pubblico che grava sulla cittadinanza, tariffe più alte, buchi di bilancio da ripanare con i soldi pubblici. La Corte dei Conti ha indicato un peso delle partecipate sulla finanza pubblica intorno ai 26 miliardi per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, intorno agli 800 milioni per le partecipate dagli enti locali. La Regione Lombardia possiede quasi il 60% di questa società. La partecipata di cui oggi siamo qui a rappresentare gli azionisti, cioè i cittadini lombardi. Perché lo scandalo di questi giorni è l'ennesimo e non può passare sotto traccia, perché ci sono persone oneste che hanno rischiato il loro posto di lavoro per denunciare questi illeciti e il loro sforzo deve essere riconosciuto e anche premiato. Il presidente è accusato di aver usato soldi pubblici per le proprie spese personali. Un poker online, al ristorante dei VIP, senza dimenticare la tuelettatura del cane, un presidente che dà ai figli l'uso dell'auto aziendale, accumulando centinaia di migliaia di euro di multe, messe a carico della società. Sono state fatte inoltre assunzioni per meriti politici, non per il curriculum di competenza, siamo sempre lì. Per esempio, Emanuele Bottini, ex consigliere comunale Augusto Garolfo, assistente all'Europarlamento vicino a Mario Mantovani, vicepresidente di Regione Lombardia, nonché assessore alla sanità di Forza Italia. Giorgio Sclosa, ex assistente di direzione della Visibilia, concessionaria di pubblicità di Daniela Santanchè, quella che fa pubblicità sul giornale. Michele Passamani, responsabile ufficio comunicazioni di FNM, curriculum disperso in Forza Italia dal 1994, ha fondato il Movimento Giovanile, è sempre stato con Forza Italia consigliere comunale e capogruppo. Ma chi deve rendere conto di questa gente qua? Che operato hanno fatto? Che servizio hanno reso? I cittadini pagano queste persone i loro privilegi sia in tasse, biglietti e abbonamenti, viaggiano per permanenti in ritardo, in piedi, al freddo, d'inverno e al caldo d'estate, con servizi igienici discutibili. Abbiamo un indice di ritardo dei treni del 18%, senza contare il picco di fine 2014 che è del 28%. Sono aumentati dal 4 al 6% gli abbonamenti e i biglietti. Non viene fatta nessuna programmazione e gli investimenti per potenziare linee ferroviarie al collasso.
sono spesi, stati spesi 30 milioni di euro per riqualificare treni a doppia carrozza, lasciati a marcire dal 2011. Ma cosa avete fatto in fondo? Okay. Vorrei ricordare che a tutti i soci che la mission di questa azienda, la famosa mission, è la finalità di muovere persone, non i figli del presidente con le auto aziendali. Beni, muovere beni e informazioni, non scarpe firmate e video porno. Per rispondere alle nuove esigenze di mobilità e di comunicazione di individui e imprese, non le mogli dei dirigenti che parlano per ore al cellulare con la sim aziendale. Il problema delle partecipate è che chi le guida, come vengono usate e mal gestite, dovrebbe incentivare il trasporto pubblico locale e l'infrastrutturazione del nord Italia su ferro. Chi doveva controllare? Cosa ha fatto per tutti questi anni? Cosa ha fatto il collegio sindacale? Avete nominato almeno 20 volte la Consob. È mai stata fatta una verifica di cassa? Esiste una contabilità parallela? Chi doveva controllare guardava da un'altra parte, spendeva i soldi anche lui. In telefonate ostacolava i funzionari che chiedevano spiegazioni, ostacolavano gli onesti. Noi invece siamo qua per tutelarci. Noi siamo qua a dire agli onesti che sono qua dentro, soffiate nel fischietto. C'è una legge che si chiama soffiate nel fischietto, in inglese ce l'ho qua il fischietto, si chiama whistleblowing. Il whistleblower riferisce di un illecito compiuto o a compiersi in danno delle istituzioni del quale sia stato diretto testimone nell'esercizio delle proprie funzioni, all'interno della propria organizzazione lavorativa, un agnello in mezzo ai lupi, un onesto. In FNM alcuni cittadini onesti hanno deciso di tutelare il bene di tutti e noi siamo qui per sostenerli e difenderli. Il Movimento 5 Stelle ha una proposta di legge sul whistleblowing depositata in Parlamento. Tuteliamo i pentiti di mafia e non tuteliamo chi si attiva per difendere gli interessi della collettività. Il Movimento 5 Stelle vuole far tornare di moda l'essere onesti e non lasceremo soli chi si batte per questo fine. Pretendiamo che venga totalmente rinnovata la governance di questa società, che vengano inserite persone scelte per merito e competenza, in maniera trasparente, persone oneste, non i soliti trombati dalla politica o ex parlamentari. Gli onesti non devono limitarsi a denunciare, possono e devono amministrare le società di interesse pubblico. E il paese solo così si cambierebbe. FNM deve costituirsi contro chi ha gestito l'ente fino a oggi in maniera impropria e se verranno accertate le responsabilità, vogliamo che chi ha sbagliato paghi e che questo non si ripeta mai più. Noi come soci, io ho 100 azioni in delega, crediamo che ci siano presupposti per chiedere un'azione di responsabilità verso il management. Ma voi, per favore, non azzardatevi a pagare buone uscite a chi ha oggi sottratto soldi alle casse della nostra società e a chi ha mantenuto gli occhi chiusi mentre ciò accadeva. Chi ha sbagliato se ne deve andare, deve essere allontanato per sempre da qualsiasi incarico pubblico. Ho finito. Neanche una battuta, neanche una parolaccia. Grazie.